Il 2011 ha chiuso tante questioni, ma ne ha lasciate in sospeso tante altre, lanciando così un ponte verso il 2012 dove si cercheranno le risposte, come per dire un anno di transizione per la provincia di Brindisi. Apertosi con la grande questione dell'immigrazione, con l'ondata di immigrati nel mese di aprile e l'allestimento della tendopoli tra Manduria e Oria, che ha messo a dura prova l'ospitalità di questa terra, e conclusosi alla fine di novembre con il dramma umano di tre clandestini portati via dal mare, che hanno cercato con altri loro connazionali di raggiungere le coste salentine. Il naufragio nel mare della Mezzaluna a Santa Sabina. Tutto questo nell'anno in cui Brindisi festeggia il ventennale dello sbarco degli albanesi, un po' per ricordare che questa terra lambita dal mare è luogo di partenza e di approdo, di speranza e di disperazione. Ma questo è anche l'anno in cui Brindisi finisce sulle cronache nazionali per la cattura del boss della scumisagnese Francesco Campana. Era il 23 aprile quando la squadra mobile lo trova in una casa d'Oria. Qualche mese prima però, era gennaio, le parole del pentito Ercole Penna fanno tremare la politica. L'ex boss della SCU parla di infiltrazioni mafiose nel comune di Mesagni e non solo. Nella provincia di Brindisi continua a pesare l'ombra della malavita, anche se le forze dell'ordine riescono a catturare tra febbraio e marzo altri due latitanti, Daniele Vicentino e Tobia Parisi. Intanto udienze e Fiume si consumano in tribunale e nel mese di luglio giungono due sentenze tanto attese. Quella dell'ex boss della SCU, oggi pentito Vito De Midio, che si è autoaccusato di 20 omicidi, il quale per tre di questi viene condannato a 27 anni. E poi la sentenza di primo grado per il clan Brandi, con l'assoluzione dell'ex consigliere comunale di AN, Massimiliano Giano. In primavera ci sono le elezioni amministrative per tre comuni della provincia. Ad Oria, dopo anni di governo del centrodestra, vince il centrosinistra, coalizione che fa l'amplenna anche negli altri comuni al voto, Cistardino e San Pancrazio. In estate accade qualcosa che porta in apprensione la città di Brindisi. Il sindaco Mennitti, durante una cena per la regata Brindisi-Corfù, si sente male. Da questo momento in poi vacilla il futuro politico e amministrativo della città, con forte preoccupazione per lo stato di salute del primo cittadino. Tanto che ad agosto, il giorno del suo compleanno, Mennitti si dimette e a Brindisi, dopo sette anni, torna il commissario prefettizio Bruno Pezzuto. La città senza più un governo. Mennitti lo rivedremo solo dopo qualche mese all'inaugurazione del Parco di Giulio. Nel frattempo, in estate, arriva il professore Greco, colui al quale è stata affidata la sorte del porto di Brindisi. Arriva il nuovo presidente Aralambides, voluto da Mennitti. Ad ottobre accade un altro fatto che turba la città e fa finire Brindisi agli onori delle cronache nazionali. Arrestano 24 disoccupati e il sindacalista De Cubas, Bob Aprile, dopo una manifestazione di protesta. L'opinione pubblica si spacca. Dopo qualche giorno i disoccupati vengono scarcerati. Nel frattempo, prima dell'estate, Brindisi deve digerire la retrocessione del basket in A2 e la triste vicenda societaria del calcio, con la squadra che senza alcun futuro torna in Serie D, ancora oggi vive nell'incertezza. Prima della fine dell'anno giunge la sentenza della Corte di Cassazione della Tangentopoli brindisina, che con un colpo di spugna cancella quasi tutta la vicenda, riducendo penne e abbassando tutto il polverone che aveva fatto parlare e sparlare per sette anni. Ora tutto sembra azzerato, ora si riparte da capo. È come se a Brindisi fosse stata data una seconda possibilità. È per questo forse che la politica rivendica tanto l'idea del rinnovamento. È per questo che a chi governerà questa città si chiede nel 2012 un doppio sforzo, quello della responsabilità, del coraggio delle idee e di non demolire l'autostima e la speranza che i brindisini in questi anni con tanta fatica sono riusciti a conquistare.